L'universo ci affascina non solo per la sua infinita grandezza. Dentro l'universo c'è posto per innumerevoli pianeti e corpi celesti che superano di gran lunga la nostra immaginazione per il loro numero. È tuttavia ancora vera la teoria dell'infinità dell'universo? Le scoperte delle sonde spaziali NASA, New Horizons e Voyager 2 possono farci pensare all'idea generale accettata di un universo senza confini. Ma cosa hanno scoperto di preciso le sonde spaziali nella vastità del cosmo? Insieme a te vorremmo andare fino in fondo alla faccenda. Se ti piacciono i nostri video, supportaci con un like, iscrivendoti al canale Simply Space e rimanendo sempre aggiornato sui nostri prossimi video. Il confine del Sistema Solare. Negli angoli più remoti del nostro Sistema Solare, secondo alcuni esperti, c'è una straordinaria struttura, la cui ipotetica esistenza genera numerose domande tra gli esperti astronomici. È una specie di muro di idrogeno che giace sul bordo del nostro Sistema Solare. Gli esperti concordano sul fatto che questo muro galattico potrebbe essere una fine fisica del nostro Sistema Solare. Nel dettaglio, confinerebbe la regione entro cui il nostro Sole riesce a penetrare con i suoi raggi da quella zona in cui non ci riesce. Come tutti sappiamo, la stella fissa del nostro sistema planetario è considerata una fonte galattica di energia. I raggi emessi dal Sole penetrano nello spazio per diversi milioni di chilometri. Allo stesso tempo, il Sole fornisce con tale energia i pianeti e i corpi celesti che si trovano nel suo raggio. Tuttavia, ad un certo punto, anche il raggio solare più potente arriverà ad un punto in cui la sua energia si spegnerà. Da quel punto in poi, l'energia solare non sarà più in grado di penetrare o spingere la materia che si trova in quelle aree. Questo crea un legame visibile che rappresenta la fine del nostro sistema solare. Da un lato di questo legame galattico possono essere osservati i venti solari, dalla parte opposta, materia interstellare, incluso l'idrogeno, viene nuovamente formata. Le scoperte delle sonde spaziali NASA. L'esistenza di questo confine galattico è stata arduamente e a lungo dibattuta nella comunità scientifica. Tuttavia, i limiti tecnici dei mezzi del passato non hanno mai aiutato a far luce su questa teoria in modo significativo. La sonda spaziale NASA New Horizons superò la regione attorno a Plutone circa 5 anni fa. Dato che New Horizons penetrò così a fondo nei meandri del Sistema Solare, le speranze degli esperti di raggiungere l'infausto confine del nostro sistema planetario durante la missione venivano nutrite. Ed infatti la sonda spaziale riuscì a provare l'esistenza di ulteriore luce ultravioletta negli angoli remoti del nostro Sistema Solare. Per i ricercatori, questa osservazione supportò le tesi che un muro galattico di idrogeno poteva essersi formato nelle vicinanze. Anche la sonda spaziale Voyager, che la NASA spedì nello spazio negli anni 70, diede risultati simili. Sebbene le informazioni raccolte da New Horizons diedero vita a speculazioni, altri astronomi invitarono alla calma. Sebbene l'esistenza della luce ultravioletta non è indicatrice per forza di un muro al termine del nostro sistema solare, i dati raccolti fin qui non possono dare una prova definitiva a ciò. Voyager 2 ha trovato il bordo del nostro sistema solare? Infatti, Voyager 2, che sta esplorando lo spazio da più di 40 anni, riuscì circa 2 anni fa a raggiungere l'area che rappresenterebbe il famoso confine del nostro sistema solare nel dettaglio. I dati che la sonda riuscì a collezionare furono mandati alla Terra, mostrando come fosse realmente mozzafiato il bordo del nostro sistema solare. Secondo i dati, l'area in questione pare sia un'area che dà l'idea di un inferno galattico di calore. Quindi la regione contiene grandi quantità di plasma rovente. Le temperature registrate da Voyager 2 durante il suo volo superavano i 49.000 gradi centigradi. Fortunatamente lo scudo protettivo della navicella era forte a sufficienza per poter reggere e proteggerla da tale calore. Il plasma avrebbe raggiunto questo punto dell'universo attraverso i venti solari.
Tuttavia, la permanenza di Voyager 2 in quell'area ha causato ulteriori complicazioni. Per esempio, la NASA ha riportato che la sonda, che attualmente si trova a quasi 18 milioni di chilometri dalla Terra, era rimasta intrappolata nel muro di questo plasma rosso e bollente. Ciononostante, la navicella spaziale è ancora in grado di raccogliere dati e trasmetterli sulla Terra. L'universo ha davvero una fine? Quindi, mentre è molto probabile che il nostro sistema abbia un confine visibile, la domanda che sorge spontanea è capire se è un qualcosa che si ripropone per l'universo in generale. Nel passato la scienza arrivò alla conclusione che l'universo si espande sempre di più. Ma in quale spazio l'universo si espande? Per trovare una risposta a questa domanda, gli esperti usano vari approcci. Se l'universo ha davvero un confine definito, uno potrebbe domandarsi se c'è un punto dal quale si possa osservare dall'esterno questo confine. Quindi, cosa c'è oltre? Per rendere questa immagine un po' più tangibile, sarebbe utile immaginare l'universo come un edificio compatto. C'è una finestra o un balcone su questo edificio dal quale puoi guardare l'area circostante? In tutta probabilità non è questo il caso. L'analogia con il palloncino. Questa analogia viene giustificata dal cosiddetto principio cosmologico. Semplicemente significa che la materia distribuita nell'universo appare sempre nello stesso modo all'osservatore, indipendentemente dal punto di vista dal quale guarda. All'interno della comunità scientifica, questo fenomeno è anche conosciuto come isotropia. Molti esperti concordano che il nostro universo ha una struttura isotropica. Il principio cosmologico è basato sull'assunzione che le leggi della fisica sono le stesse per tutto l'universo. Se uno segue queste spiegazioni, l'esistenza di un confine chiaramente definito dell'universo può essere esclusa, però rimane il dubbio su come si presenta fisicamente nel complesso l'universo. Per spiegare questo argomento, in una forma più semplice, immaginiamo un palloncino che ha un piccolo insetto poggiato sulla sua superficie. Il piccolo animale può ora correre per una infinità di volte in tutte le direzioni possibili, senza mai raggiungere l'effettiva fine del palloncino. Pertanto all'insetto sembrerà che il suo ambiente è praticamente infinito. Sebbene la superficie del palloncino è, senza ombra di dubbio, una superficie larga, non ha un confine visibile o un suo centro per l'animale. Molti ricercatori quindi pensano che questo esempio possa applicarsi al nostro universo. Verso quale spazio si espande l'universo? Ma come è possibile che l'universo si stia espandendo rapidamente, anche se non ha determinati confini? Per andare al nodo della questione, dobbiamo dire addio alla nostra idea terrestre di dimensioni. Quando qualcosa cresce sulla nostra Terra, si espande nelle tre dimensioni spaziali, o in altre parole, verso fuori. Per definizione, comunque, l'universo è una struttura galattica che contiene tutto ciò che esiste. Non c'è un altro fuori. Infatti, l'universo non si espande dentro uno spazio chiuso, ma lo spazio stesso diventa sempre più grande. Definiamo l'area dell'universo che possiamo vedere dal nostro punto di vista come l'universo osservabile. Questo ci permette di guardare a 46 milioni di anni luce in ogni possibile direzione. Tutto ciò che si trova al di fuori di tale raggio rimane a noi ancora sconosciuto. Dato che l'universo si espande sempre più e quindi le distanze tra singoli oggetti aumenta, non saremo in grado di aumentare il nostro raggio d'osservazione neanche in futuro. Se, contrariamente alle assunzioni, l'universo avesse il suo confine, comunque non riusciremmo a vederlo per via della sua continua progressione. L'universo è infinito? Che l'universo sia finito o infinito è ancora una questione aperta tra gli esperti. Alcuni ricercatori pensano che l'universo potrebbe racchiudersi in sé in una dimensione più alta. Questo vorrebbe significare che il nostro universo è uno spazio tridimensionale circondato da uno quadrimensionale. Dovessero i ricercatori riuscire un giorno a trovare i due punti nell'universo agli antipodi ed esattamente strutturati allo stesso modo, questo potrebbe supportare la tesi di un universo curvo. La domanda sulla natura spaziale dell'universo occuperà l'umanità per ancora diverse generazioni e potrebbe non essere mai risolta.
Ti è piaciuto il nostro video circa il confine del nostro sistema solare e la natura dell'universo? Se sì, metti un like sotto al video. Se hai suggerimenti, proposte o feedback per noi, non esitare a scrivere tutto nella sezione commenti. Grazie per il tuo interesse. A presto!